perché arte popolare, quindi non, ha, non si, si serve tutti gli strumenti e le tecniche dei, dei grandi artisti. Però, ad esempio, qua c'è il caso, per far vedere che gli animali, gli assi che stramazzano, la veduta è completamente dall'alto, per cui il caso si apre così al centro, a metà, è schiacciato. Però c'è la veduta realistica, perché questo quel Pagonica sa che fa il sacrificio dopo il terremoto per grazia ricevuta, perché lui e i suoi sono scampati dal terremoto. Però fa vedere tutti gli edifici in crollo così ovviamente. E questo è il tempio di Giona Pompei con l'estate autunnale considerata. Quindi è una raffigurazione ingenua, infantile, ma molto, per noi molto realistica. L'immagine di quel momento, di quella giornata. Dovendo rappresentare una cronaca, l'edificio cercava di farlo bene. È una sorta di tromblea realistica, per dire il fatto è accaduto veramente. Ci sono poi raffigurazioni di ville. Vi faccio vedere questa, questa è la villa di Oprontis, lo sporto che sta nel grande giardino oggi all'ingresso, ma in realtà nell'antichità è alle spalle della vita. E qui questa pittura che vediamo ricorda molto la villa di Oprontis, quindi vediamo questa rappresentazione molto aderente alle architetture reali. Quindi questo grande colonnato è lo sporto al centro, con la grande piscina davanti al grande giardino. Torno sulla precedente. Poi alcuni paesaggi che invece hanno un carattere, certo ognuno ha voluto riconoscere qualche paese, però è un po' strano, vediamo montagne elevate, poi delle case, potrebbe essere una situazione lacustre di lago, difficile poi andare a identificare i luoghi precisi. Però c'è a Museo di Napoli una raffigurazione che è stata messa in relazione con il porto di Pozzuoli, che noi conosciamo dalle descrizioni che ce ne fa, forse se torno in Milano o Strabone, che dice che cioè, grazie alla Pozzolana erano riusciti a spingere a mare un grande molo, a costruire un grande molo che aveva colonnati, archi onorari, eccetera. Per cui quando si è rinvenuta questo quadro a Pompei, subito lo si è identificato col porto di Pozzuoli, che sappiamo era uno dei porti più antichi, Pozzuoli era ben più importante di Ostia, almeno in prima età imperiale. Ed era il porto di riferimento con Alessandria, erano i due porti gemelli, come dire. Tant'è vero che Giovanni Bellori, quando nel Settecento ricostruisce il porto di Pozzuoli in una veduta ideale, addirittura ci fa al centro a mare un'isola che le fonti ci dicono che grazie all'eruzione si era formato un'isola. I romani subito ne avevano approfittato, c'erano costruito un bel complesso termale di villeggiatura sotto per Fasoli, che poi Pozzuoli, il termalismo era legato alle acque calde, vapori caldi, quindi subito ne facevano un business. Il Bellori, quando ricostruisce il porto di Pozzuoli con gli archi nodali, i carri, le statue, eccetera, si rifà chiaramente a questa veduta che deriva da Pompei o da Stabia, addirittura, ma uno dei vecchi scritti. E poi c'è un'altra raffigurazione di città che troviamo su fiaschette in vetro dipinte di Pozzuoli. Erano dei souvenir che si compravano a Pozzuoli, no? Quelli che si possono comprare a Positano, a Capri. Forse contenevano dei profumi. E poi e per questo non, a Pozzuoli non ne sono state trovate, non sono state trovate tutte le cose. Me ne ricordo che ce n'è una a Praga, sono sparse nel mondo romano e dalle iscrizioni poi vengono citati. Io non sono troppo vicino, non leggo, però leggo Status, Solar, Forum. Sono raffigurati gli edifici Pozzuoli schematicamente con i nomi sopra.
quindi erano dei souvenir che i viaggiatori compravano, portavano a casa, e quindi sono stati trovati in Germania,